Quanto ci mancava tutto questo, mamma mia, sono veramente commosso, grazie davvero ragazzi. Io a questo punto però, con la fortuna di avere questi musicisti alle spalle, vorrei approfittarne per cantare un'altra canzone. Questo è un po' un mio sogno nel cassetto personale, no? Che voi direte non ce ne frega niente, però ve lo dico lo stesso, insomma. Vorrei chiamare sul palco una colonna portante della musica da ballo e permettetemi un riferimento veramente della musica da ballo e del sassofono nella musica da ballo, perché vorrei che l'intervento lo facesse lui con il sax in questa canzone con me. Gliel'ho chiesto oggi, ovviamente con l'umiltà che lo contraddistingue mi ha detto subito di sì. Vi chiedo un bel applauso per Fiorenzo Tassin. Essere arrivato con te in bicicletta è stata un'emozione per me. Sì, diceva, è la prima volta che vado a lavorare in bicicletta. Sul canone? No, no, abbiamo due biciclette da donna. Ah, quindi sul portapacchi allora? Sì, a noi il canone ancora non serve. Ancora non serve. Non ho capito perché te hai una sella così. Quando avrai la mia età capirai. Okay. Ti voglio bene. Possiamo partire? Mi date un do maggiore per piacere? Ce ne andiamo nella città partenopea. Andiamo a Napoli. Si avesse fatta nata quella che ha fatto a me, sto metà messa accisa e vo sapeva. E che in coppa sta terra femmine come te non c'hanno sta penombra, onesto come me. Piano, tutti! Femmine, tu sì, siete uno spettacolo ragazzi. Isto che ho fatto chiagnere lacrime infamità, voi tu si pece una vipera, ma tu sei cato un'anima, non posso più cantare. E femmina si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per cantare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Fiorenzo Tassinari. Faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, e voglio bene tuo odio, non te posso scordare. Femmina, tu sia più bella femmina, e voglio bene tuo odio,
grazie a tutti ragazzi, è uno stadio, è uno stadio, è stato un piacere, grazie, grazie Fio, grazie Robe. Certo mio, sai, io sono lui di poche parole, quindi mi lascio trasportare e oggi questo invito mi ha veramente lusingato, perché io non ho mai avuto il piacere di lavorare con te, se non in rara occasione appunto quando in quei casi eravamo ospiti io e Moreno dell'Orchestra Bagutti. Solitamente a me è convenzionale fare, diciamo così, adoperarmi come mattatore della serata, che poi chiaramente anche vado a sollevare qualche critica ogni tanto, questo è palese, ma ci sta. Però forse molti di noi non sanno che dietro a quella maschera che spesso si adatta anche per celare un po' la propria timidezza o le proprie paure, le proprie angosce, è solamente un modo appunto per volere deridere quelle che sono le problematiche di qualsiasi attività e di tutto quello che ne correda la stessa. E quindi in questo momento io sono una persona, posso dirlo, serio, adesso sono me stesso. Bravo, bravo Fio. Finalmente, finalmente. Grazie davvero. Che spettacolo, ragazzi.